biglietto di tribuna B dello stadio. Quindi lei ci va allo stadio? Certo, partita. Certo. E perché ci va? Che andacce, da sempre. Che non vado allo stadio io minimo 10 anni. E perché? Perché non c'è più la squadra che volevo. E qual è la squadra che si vuole? Che deve lottare sempre. Se c'è un obiettivo si deve fare. Non c'è serietà, non c'è più quella voglia. Domenica lei ci va allo stadio a vedere il derby? Il derby quale? Di Catania? C'è Catania-Palermo? No, io non ci vado. No, non ci vado, io ormai tutto quell'entusiasmo che avevo non ce l'ho più. E perché? E perché non c'è società, non c'è niente. Io non ci vado allo stadio, però amo sempre Catania, Catania ce l'ho nel cuore. Mi dispiace, non ci posso andare. Ci vai allo stadio domenica? Presente, come sempre. Non solo la partita del cuore di oggi, ma anche il grande derby di domani. Catania-Palermo si avvicina. Domenica alle 14.30 allo stadio Angelo Massimino il fischio di inizio di una partita che però qui alla Pescheria non tutti hanno voglia di vedere. E non per motivi calcistici. A tenere banco è l'istanza di fallimento del calcio Catania chiesta dalla Procura. Il Tribunale, dopo l'udienza del 16 novembre, ha rinviato la decisione al prossimo 21 dicembre. 10 giorni che tengono sulle spine la cittadinanza, da sempre legata ai colori rossazzurri. Il pallone, qua io non andavo pazzo per il Catania, neanche mangiavo a casa per andare allo stadio. Però visto che la società naviga insomma in cattive acque, non è chiaro il suo futuro? Non è chiara la situazione, quindi non c'è fiducia, va. Il Catania doveva fallire, partire come hanno fatto le altre squadre, il Trapani, il Palermo, e noi dovevamo fare la stessa cosa. Siamo in una situazione abbastanza critica, ma la fede si sostiene sempre. Per me se è felice Catania, parliamo un po' tutti, noi Catania solo. Nel senso perché una città come Catania, calcisticamente parlando, dovrebbe stare almeno a meno in Serie B. Siamo in Serie C, ci escludono, sarebbe una vergogna.